promesso la volta scorsa, oggi vi farò vedere le foto che abbiamo fatto in occasione dell'ultima apertura dell'Arnia Azzurra. Se avete già visto il video sapete che è un'arnia che è diventata fucaiola e quindi adesso dobbiamo capire come procedere. Iniziamo quindi a vedere le foto. Da questa prima foto potete vedere il telaio così come si è presentato quando abbiamo aperto l'arnia. Riuscite a vedere immediatamente che ci sono solo poche celle opercolate e sono celle a fuco. E per questo abbiamo chiamato Fabo Fucaiolo. In quest'altra foto invece riuscite a vedere la covata come dovrebbe presentarsi. È una foto che avevo fatto l'anno scorso ed è di una bella covata femminile, bella compatta. Da questa immagine riuscite a vedere, perché sono anche, vengono evidenziati adesso, i due fuchi. Questi i fuchi sono facilmente riconoscibili rispetto alle api operaie perché sono molto più grandi e sono più tozzi. I fuchi all'interno dell'arnia hanno la funzione di aiutare a scaldare la covata e di aiutare nella trofallassi del nettare, cioè dello scambio del nettare da un insetto all'altro, oltre ovviamente alla funzione principale che è quella di fecondare la regina. Oltre che dal corpo più grosso e più tozzo, potete anche facilmente riconoscibili perché hanno gli occhi più grandi che si uniscono al di sopra della testa, quindi anche proprio un primo colpo d'occhio è molto semplice riconoscere i fuchi. In questa immagine riuscite a vedere bene, sono evidenziate le celle a fuco che vengono opercolate in questo modo bombato, perché i fogli prestampati che noi diamo, i fogli cerei che noi forniamo alle api per costruire il favo, in realtà hanno tutti la misura della celletta da operaia, che è molto più piccola di quella del fuco. Quindi per rimediare a questo nostro errore, chiamiamolo, le api fanno così, cioè riescono ad allevare comunque il fuco all'interno della celletta da operaia, però creano uno spazio aggiuntivo opercolandolo in questo modo, cioè facendo un bozzo che può contenere il fuco che è più grande una volta sviluppato dell'operaia. In questa foto riuscite a vedere delle larve e delle uova. Se notate, queste uova, quelle evidenziate, sono addirittura tre. Questo è proprio il sintomo o dell'ape figliatrice, cioè dell'ape operaia che diventa un'ape fucaiola, oppure della regina che non è stata fecondata o che per qualche motivo ha smesso di deporre uova fecondate. Di solito avviene quando la regina è vecchia. In questo caso le uova appaiono proprio all'interno della celletta in modo disordinato e, come in questo caso, possono essere anche più di una. Se invece la regina è feconda e depone nel modo corretto, troverete una covata come nella foto successiva, in cui si vede perfettamente che ogni celletta ha il suo uovo ed è deposto esattamente al centro della celletta. Ecco, da questa foto avete intravisto una larva, queste sono tutte le varie operaie, qui ci sono altre larve. Quello che non riusciamo a capire, ma che ipotizziamo, è che anche queste saranno molto probabilmente delle larve di fuco, perché appunto non è una covata bella compatta, ma sono un po' sparse all'interno del favo. E quindi ipotizzo che verranno comunque poi chiuse in questo modo così bombato, caratteristico della cella a fuco. Qui le riuscite a vedere bene. Questa era la parte del video in cui vi facevo vedere la regina. Sinceramente non sembrava proprio una regina vergine perché era piuttosto grossa. Evidentemente c'è stato qualche problema di fecondazione. A questo punto le foto sono terminate. Quello che vorrei fare adesso è chiedere il vostro aiuto. Io ho parlato già con diverse persone e quindi abbiamo ipotizzato tre strade percorribili. La prima strada è quella di continuare a lasciar fare
alla natura il proprio corso, nel senso lasciamo tutto così e vediamo se per qualche motivo, se siamo fortunati, magari la regina ricomincia a deporre nel modo corretto. Probabilmente questa è la via più pericolosa, comunque chiamiamola soluzione A. La soluzione B sarà quella di scrollare tutti i telai dell'arnia azzurra lontani almeno 5 metri dall'arnia, di modo che le api operaie faranno ritorno all'arnia e probabilmente anche i fuchi. Chi rimarrà escluso sarà la regina o eventualmente, se ci dovesse essere, anche un'ape fucaiola. Un'ape operaia. Questo perché? Perché l'ape operaia che è diventata fucaiola non ha mai lasciato il nido e quindi non sa come rientrare. Questa sarebbe l'opzione B, quindi scrollare tutto e poi andarle ad unire, una volta che saranno rientrate, andarle ad unire con la famiglia che abbiamo. Abbiamo una piccola famiglia all'interno di una cassettina di polistirolo da 5 telaie, una famiglia molto piccola ma che sembra abbastanza forte perché ha passato l'inverno. Quindi questa è l'opzione B. L'opzione C è quella di sempre scrollare di modo che rimangano escluse la regina o l'ape fucaiola e utilizzare i telai dell'arnietta di polistirolo per fare in modo che loro possano farsi una nuova regina partendo dalle uova della regina dell'arnia di polistirolo, e invece le api dell'arnia di polistirolo insieme alla regina inserirli all'interno della top bar. Io credo che potrebbero farcela, perché comunque all'interno della top bar ho già i favi costruiti della famiglia che purtroppo ho perso lo scorso anno. Quindi queste sono le tre opzioni, vi chiedo se avete voglia di darmi la vostra opinione, perché tra domani e dopodomani vorrei procedere. Quindi vi ringrazio e spero che potrete commentare in tanti. Alla prossima!